Ieri il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è recato al porto di Pila nel Polesine, dimostrando la vicinanza della Regione Veneto ai pescatori e la volontà di ascoltare i suggerimenti per affrontare l'emergenza. A margine dell'incontro, il commento della consigliera regionale Laura Cestari, Lega Liga Veneta, che da tempi non sospetti affronta l'argomento, molto prima che si trasformasse in un'emergenza nazionale. Gli indennizzi, che un bene che siano arrivati, afferma, non saranno sufficienti se il prossimo anno i pescatori di cozze e vongole saranno privi di lavoro e reddito. Zaia ha annunciato che chiedere lo stato di emergenza può aiutare, in quanto arriverebbero risorse immediate, ma non può essere sufficiente questo, come non sembra esserlo attualmente la strada della commercializzazione, afferma il consigliere Montanariello. Lo stanziamento di 80.000 euro, afferma la consigliera Camani, sembra insufficiente, visto il duro modo con cui sono state colpite le aziende ittiche venete. Per i ristori immediati deve essere il Veneto ad attivarsi, non essendoci tempi certi previsti dal Ministero. Considerandolo sotto un punto di vista gastronomico, servono anni per creare una filiera, afferma il consigliere del Partito Democratico, ma il problema è enorme già adesso e l'emergenza è destinata a crescere. Pescarlo non è vantaggioso, visto le quantità che andrebbero immesse nel mercato e che farebbero crollare il prezzo. Per la sua pesca, inoltre, sono stati autorizzati attrezzi vietati per quanto invasivi e deleteri, e il loro uso prolungato comprometterebbe aree e risorse ittiche. Osteria Veneta, per gustare dell'ottima carne in un ambiente rilassante. Nuova gestione in via Brondolo 21. Prenota chiamando il 349 875 7579.